stiamo protestando per la buona scuola di Renzi e stiamo comunque cogliendo l'occasione del fatto che è uno sciopero a livello nazionale, oltre ad essere la giornata della povertà. Ma in cosa consiste la scuola di Renzi? Allora, la buona scuola di Renzi consiste, ci sono varie, diciamo, riforme, vari punti, diciamo i principali o comunque quelli di cui noi ci lamentiamo sono il fatto che il preside diventerà, inizierà ad acquistare molto potere, infatti per questo è definito preside sceriffo, perché avrà così, diciamo, la possibilità di assumere e licenziare i professori a suo piacimento. Inoltre entreranno i privati nelle scuole che daranno dei finanziamenti, e questo in una scuola pubblica non è assolutamente accettabile, e in più con questo si inizierà, diciamo, in alcune scuole, quelle che appunto riceveranno i finanziamenti, oltre a non poter avere più l'identità di scuola pubblica, perché nel momento in cui ricevi un finanziamento privato non sei più una scuola pubblica. E inoltre ci saranno molti ragazzi che già da liceali inizieranno a lavorare senza essere pagati. Quindi vogliono appunto, diciamo, unire questo mondo di scuola e lavoro, che può sembrare una cosa positiva, ma nel momento in cui vai a privatizzare la scuola pubblica perde tutta la sua positività.